Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con questa nuova puntata di Linea Diretta. Oggi andiamo alla Stanga, un quartiere famosissimo di Padova. Parliamo di sicurezza, ma non solo. Vediamo com'è cambiata questa zona in tutti questi anni, che si è resa famosa insomma nell'attualità per la microcriminalità, lo spaccio. Parliamo dunque di sicurezza. Lo facciamo insieme a Paolo Manfrin, presidente del Comitato Stanga. Buongiorno Paolo. Buongiorno. E insieme a Marco Finco, che è un padovano, lui ama definirsi un padovano che ama la sua città e dalla sua penna ne è scaturita un po' la storia e una fotografia della Stanga, insomma, che riassume 20 anni di questo territorio. Partiamo innanzitutto raccontando la Stanga oggi. Io partirei proprio da te Paolo, tu che sei stato in prima linea sempre nelle battaglie per la sicurezza accanto a tante persone, ai residenti ma anche agli extracomunitari, tu che ci hai anche portato delle foto che poi mostreremo, puoi raccontarci davvero qual è la linfa adesso, l'humus dell'area della Stanga, che è una insomma delle più pericolose. Insomma, dalla chiusura delle palazzine nel 2007 la Stanga ad oggi è in totale stato di abbandono, nel senso null'altro è stato fatto per poterla riqualificare. Ad oggi abbiamo sempre la permanenza dei 30 spacciatori che sono lì in via Galliano, c'è chi vende il cibo alle ore 12 puntuale come uno svizzero, chiaramente un venditore di cibo abusivo, che raccoglie poi a sé tante persone che arrivano anche dalla stazione. Questo porta della microcriminalità che continua a incancrenirsi in quel punto là, e per cui il problema non è stato risolto per noi, perché abbiamo sempre questa tensione, perché questi personaggi poi litigano tra di loro, baruffano bottiglie, urinano, mangiano, lasciano là tutti quanti le porcherie del loro passaggio, del loro stazionare là quotidiano, perenne, dal mezzogiorno fino alle 21. Ci sembra a volte quasi impossibile che siamo solo noi residenti a vederlo, facciamo centinaia di telefonate alle forze dell'ordine, fanno un intervento, poi però questi ritornano. Anche l'altro giorno ne hanno pizzicato questo venditore appunto di cibo, vende il couscous, che vende tutte queste robe, e se lo sono portati via, però 3 giorni dopo era di nuovo fuori lì a fare il suo commercio abusivo. Allora, la zona della Stanga sostanzialmente, ci racconti Paolo, è un ghetto ed è stato colonizzato da extracomunitari. Ci puoi confermare che sostanzialmente qui, insomma, diciamo le cose come stanno? Allora, questi personaggi che stazionano sotto le nostre case sono di origine tunisina quasi tutti, per cui li identifichiamo bene come etnia. Va dal mezzogiorno fino alle 21 tunisini, dalle 21 a tutta la notte nigeriani. Molto chiaro, cioè, direi che non si può sbagliare, è stato scritto tutto quanto, le forze dell'ordine hanno esattamente nel dettaglio ogni loro movimento, ogni loro azione. Più di così il Comitato Stanga non sa che cosa fare, che cosa dire. Qualche volta interveniamo noi personalmente mettendo a rischio le nostre cose, perché ci sono delle attività commerciali tipo il negozio del tessuto, un negozio di bellezza, insomma tutti i mercati che hanno investito i loro pochi soldi per poter cercare di portare avanti l'attività e dare un servizio a noi residenti, e fanno tanta fatica a sopravvivere, perché chiaramente chi deve attraversare per entrare dentro questo gruppo di persone fa un po' di difficoltà. Insomma, è una zona franca. Ultimamente vengono anche le biciclette, se qualcuno è interessato vengono anche le biciclette rubate, per cui eventualmente può andare a recuperare là. Allora, Paolo ce lo racconta con una leggerezza insomma sorprendente, visto e considerato 12 anni che sono lì, per cui erano passate il cotte di crude, la macchina è stata strisciata, spaccata, distrutta, perché mi metto in prima linea. E purtroppo lo faccio come cittadino e null'altro, anche se qualche volta l'amministrazione se ne dimentica e forse dovrebbe premiare, non voglio che per essere premiato, ma i cittadini che si mettono in prima linea, perché diamo veramente un servizio all'amministrazione, che è quello di fare le telecamere, ovviamente, perché poi le telecamere che tutti chiedono nei momenti di politica in realtà servono gran poco, ci vogliono i cittadini che collaborano, perché quelle sono le telecamere in linea diretta che possono dare e confermare tutto ciò che succede. La telecamera serve per dire dopo, quando ormai il fatto è successo, vedere effettivamente, però quello che serve è la collaborazione dei cittadini e soprattutto da parte delle istituzioni un riconoscimento che il cittadino vale veramente per questo tipo di ruolo che ha. Ma vi sentite un po' messi da parte, ma torneremo... Sì, sì, vi sentite messi da parte? Certo.
Marco, tu hai da padovano e da residente nella zona della Stanga hai fotografato tutto quello che è successo, ma il muro di Vianelli, cos'è stato? Il muro di Vianelli secondo me è stata una costruzione mediatica, secondo me. Infatti nel libro ne parlo, perché io ho scritto questo libro entrando, poi magari raccontiamo un po' come è stato costruito, ma ho fatto una grossa ricerca con articoli di giornale e ho visto il muro solo verso la fine, quando avevo già scritto il libro, no? Mi ero fatto anch'io un'idea di questo muro come una cosa, arrivo lì, lo vedo e ci sono rimasto, ma aspettavo di più. Però è un simbolo, Padova è stata un simbolo del degrado ed è stato questo che a me non è piaciuto e ho detto bisogna scriverlo, bisogna che rimanga la memoria di questa. Sono stato colpito una volta che sono andato per lavoro a Roma, prendo un taxi da Fiumicino andare in centro a Roma, il taxista ci fa: ma di dove siete? Di Padova. Facciamo: ah, Padova, dicevo, adesso mi chiederà del santo. No, mi ha chiesto: ah, Padova, c'è il muro. Se non l'ho visto neanch'io il muro. Quindi, infatti ha avuto una cassa di risonanza enorme in tutta Italia. Intanto vi stiamo mostrando delle fotografie che arrivano dai colleghi del Gazzettino, li ringraziamo ovviamente perché testimoniano un po', insomma, la realtà che i cittadini residenti della Stanga vedono tutti i giorni, e insomma a distanza di 15 anni nulla è cambiato, così pare. Sono solo spostato un po' la sede, nel senso sono in strada, ecco, tipo sono sotto quella galleria, quelle erano telecamere che a tutt'oggi ci sono. Questo è il retro del centro Giotto, chiaramente qualche anno fa, adesso per fortuna nel retro del centro Giotto non è più così, però tra il centro Giotto e Vianelli c'è questo corridoio, diciamo, queste aree dove loro permangono lì indisturbati, cioè, tutto il giorno. Questa è la manifestazione in No Global. Cercheremo di capire. Protestavano contro il muro, che per noi è stato fondamentale comunque. Che cosa? Il muro ci ha dato una potenza mediatica per far capire quanto grave era il problema di Vianelli. E questo, il fatto che arrivasse la televisione da tutto il mondo, volevo citarne qualcuna che fanno anche sorridere: la televisione coreana, Al Jazeera, l'Herald Tribune, la prima pagina dell'Herald Tribune, dove, e addirittura la televisione ungherese, che scrive che ho scoperto che la parola praticamente Dracula vuol dire signore, praticamente c'è uno scontro tra vampiri, tra Manfrini e Zanonato, che si chiama Dracula Manfrini, Dracula Zanonato, che parlano del muro di Vianelli. E Zanonato in questo, cioè qual è stata la parte, perché poi sostanzialmente stiamo parlando, ci stai raccontando di un'amministrazione comunale che in qualche modo ha anche minimizzato. Allora, io devo dire, qualcuno potrà avercela per motivi politici, di simpatia, che per me Zanonato ci ha dato una grande mano per chiudere le palazzine Vianelli, perché se avete visto queste immagini, noi vivevamo là con le nostre famiglie, con i nostri bambini, cioè non so quanta gente avrebbe piacere vivere in mezzo a quella schifezza che era Vianelli, e noi abbiamo pagato le tasse, ci abbiamo vissuti, i nostri figli non sono mai usciti in strada a giocare come hanno fatto magari in altri quartieri. Allora tutto questo non era ammissibile. Per fortuna è arrivato, si chiama Zanonato, grazie Zanonato, ci ha chiuso le palazzine Vianelli. Poi effettivamente il problema della sicurezza, di quello che era l'immigrazione clandestina, non è stato risolto, però ha risolto un grosso problema di una città che era ricordata solo per questa porcheria, ed era giusta chiudere quel ghetto. Certo. Ed era giusto, e qualsiasi persona che viene da là si deve confrontare personalmente con me se dice qualcosa di diverso, perché mi fa particolarmente arrabbiare, e non ammetto, scusate, non ammetto che qualcuno dica qualcosa di diverso, che non andava chiusa. Un confronto personale diretto, perché lo porto là sul posto, gli faccio vedere come abbiamo vissuto e come le mie figlie hanno vissuto là e come la mia famiglia ha vissuto là. Quindi l'operatività dell'amministrazione comunale è stata corretta. Quello che ci chiediamo ora è perché comunque permane una situazione che in qualche modo si è spostata, perché evidentemente molti di questi soggetti non hanno più paura delle forze dell'ordine, perché insomma le pattuglie ci sono, noi come giornalisti lo raccontiamo, ci sono arresti direi quotidianamente, quindi perché non c'è più la paura? Ma io chiederei un attimo a te, nel tuo libro che cosa racconti esattamente? Cioè qual è il punto di vista che si riesce a focalizzare al di là del padovano
vittima, insomma, sì, di questa situazione? Allora, io quando ho iniziato a scrivere questo libro, i motivi per cui l'ho scritto sono il fatto che io, come volontario di Croce Rossa, ho visto molto da vicino quello che ha visto Paolo e l'ho metabolizzato, l'ho tenuto lì, ho detto vabbè. Poi però quando ho incontrato Paolo per altri motivi e ho visto la passione che dimostra sempre come adesso, ho detto no, questo libro deve essere scritto, deve essere raccontato perché tutti devono sapere che cosa è successo là dentro. E allora ho iniziato a entrare più nella storia reperendo anche dei documenti. Quello che però voglio raccontare veramente è che il problema che ha trovato Padova è più grosso di lei. Cioè Padova si è trovata ad affrontare un problema più grosso di quello che poteva, perché ok, mando fuori queste persone, ma dove le mando? Non ho le case, devo fare un accordo con la regione, con l'ATER. Lì c'erano tutte delle regole precise e quindi non era semplice attuare questo trasferimento, cioè garantire la sicurezza da una parte e anche portare via le persone. Quindi quello che voglio dire in questo libro è che le città, le medie città, ma le grandi città, possono trovarci tutte in questo problema perché mancano ancora adesso leggi adeguate sulla sicurezza, piani regolatori, sull'immigrazione. Si rovescia un barcone a ottobre, muoiono 300 persone, si rinizia a parlare di leggi Bossi-Fini. Io ne parlavamo 20 anni fa della Bossi-Fini se era adeguata. 20 anni no, 10 anni fa ne parlavamo se era adeguato o non adeguato. Cioè sono temi che ritornano e non vengono mai risolti veramente, ma vanno risolti dall'alto. Per me Padova, ci tengo a dirlo e qui lo racconto, è stata eroica a superare il problema, è stata veramente eroica. Poi un'altra cosa che dico nel libro è che si sono passate di mano il problema amministrazioni di colore diverso. Certo. Che comunque si sono passati il testimone e in qualche modo l'hanno risolto. A modo loro, tu dici, ognuna con... Ma si è notata questa differenza del colore politico nelle modalità di affrontare il problema, secondo te? Secondo me sì, si vede. Sono anche convinto che però per risolvere problemi così grossi un'amministrazione, un giro, una tornata non basta. Cioè Zanonato ha potuto farlo, ma è rimasto tanti anni su Padova e quindi ha potuto farlo. Tra l'altro adesso campagna elettorale, tutti se le danno a colpi di sicurezza. Paolo, la sicurezza come si fa? Perché insomma non possiamo nemmeno permetterci che i cittadini mettano a rischio. No, chiaro che non si devono mettere a rischio, però allora i cittadini, quali proprietari dei propri proprietari di appartamenti, si devono mettere in gioco perché gli appartamenti siano affittati a persone che veramente possono dare garanzie. Punto e questo numero uno. Punto qua. Numero uno, per cui la responsabilità del buon padre di famiglia ci deve essere, non si può essere ogni volta mandare, delegare qualcun altro. Uno deve mettersi in gioco in questo tipo di attività. Dopodiché ci vuole una collaborazione con le forze dell'ordine per la segnalazione. E poi ci vuole, io guardi, noi lo chiamavamo il picchetto armato ordinario, che deve essere una ronda, che non dovevamo farla ai cittadini come all'epoca ci siamo inventati, che avete visto anche qualche immagine, ma ci deve essere proprio un giro fisso, le divise che camminano sul territorio, perché quelle servono. I militari che girano li abbiamo chiesti noi, forse qualcuno si è dimenticato, poi qualche politico ha preso la palla al balzo, ma Comitato Stanga ha chiesto i militari che girassero sul territorio, ma se li fate girare dalle 8 del mattino fino a mezzogiorno, mi dite qual è il spacciatore o tossico che c'è in giro, che stanno ancora dormendo, da mezzogiorno in poi comincia l'attività, ma alle 6 i militari se ne vanno dentro in caserma. Allora, gli orari vanno cambiati perché un certo tipo di attività va dal pomeriggio a notte fonda, allora è inutile far spendere soldi allo Stato con un giro di ronde che non serve a niente, perché poverini sono lì a volte al freddo che non sanno neanche cosa fare. Allora, certo. Cerchiamo di organizzare le cose. Dopodiché vedo il centro storico scappa, tanto vi avevano detto guardate che dopo chiusura di Vianelli lo spazio andrà in centro storico.
Perché? Perché il centro storico è buio, ci sono i portici, questi portici maleodoranti, dietro una colonna ti nascondi, per cui all'epoca avevamo interpellato la Luisa Boldrin, che non ci ha mai ricevuto, l'abbiamo chiesto, gli abbiamo comunque mandato i messaggi, abbiamo detto scusa, fai un progetto quando ce ne sono soldini per riqualificare i portici di Padova, li illumini a giorno in modo che sotto non ci possono stare questi schifosi che fanno tutte le loro porcherie. Finisco, dopodiché in certe vie sono praticamente in mano alle banche, ci sono delle vie via Verdi, sono tutte banche, per cui è chiaro che non c'è più, alle 4 lì sono chiuse, non ci sono uffici, non si può fare del direzionale in centro storico, bisogna farlo del direzionale fuori. Allora le banche se ne vanno fuori, no, lasciano stare il centro storico che deve essere vissuto da gente con negozi di tutti i tipi, l'importante è che ci sia gente che si muova, e chiaramente anche là differenziare, puoi mettere anche il kebab, no, non puoi vendere 30 kebab uno di seguito all'altro, metti un kebab e una boutique. Io infatti vedo che in certi punti dove c'è il kebab e la boutique la cosa è perfetta, si convive tranquillamente. Bisogna separare, se si ghettizzano le cose è chiaro che le concentrazioni sono pericolose. Allora, è interessante quello che ci racconti, anche perché appunto, come dici tu, la ghettizzazione comunque fa sempre male, c'è bisogno di movimento, illuminazione prima di tutto, tra l'altro insomma c'è stato anche un annuncio che arriveranno nuovi punti di illuminazione, verranno sostituiti, però a questo punto c'è un'altra grossa partita che tiene banco, che è quella delle aperture e delle chiusure dei locali, perché se tu mi fai chiudere un locale alle 11 della sera in centro storico a mezzanotte, forse... Insomma, da mezzanotte in poi la città in centro è silenziosa, è buia. Terra di nessuno. Ma scusate, io penso alle più grandi capitali, comunque insomma all'estero. Allora, beh, in Germania i negozi chiudono tutte le 6, però lì è un altro regime, è un altro clima, le persone sanno comportarsi, magari sotto... E lì c'è anche un regolamento dell'immigrazione sì, diverso. Sì, un regolamento completamente diverso, però... Io penso a tanti altri paesi che insomma nel centro storico vivono, sanno fargli vivere. È chiaro che chi va a abitare in centro storico deve in qualche modo sapere che il centro storico non è solamente perché uno ha la bella casetta, bisogna farlo vivere, e qualche volta c'è il rumore sotto casa, si compreranno i vetri, quelli spessi, in modo che non sentiranno il rumore della piazza, ma la piazza deve poter vivere, magari invece di fargli fare concerti rock, gli facciamo fare suonare il piano forte, disturba meno, ci saranno personaggi diversi, gente che vuole ascoltare la musica classica, perché è inutile che fanno un concerto rock in centro, perché sennò porti certi tipi di persone che chiaramente sono dedite all'alcol, alla droga, e se invece fai delle cose un po', fai, non so, del jazz, qualsiasi cosa che è più tranquilla e può portare della brava gente in centro storico, magari lo fai vivere bene e senza neanche disturbare i residenti, cosa che stiamo dicendo da decine d'anni, ma non pare sordi gli amministratori, non si capisce perché. Non sta entrando questa cosa. Senti Marco, ma non noti che si sia creata un po' la paura nei confronti del diverso, diverso che viene identificato come il nemico poi in questo senso, e mi riferisco agli extracomunitari che peraltro a Padova sono numerosi, sono particolarmente integrati in maniera davvero efficace, cioè ci sono state ottime politiche di integrazione, però la criminalità... Io nel libro poi ne parlo perché con lo sgombero di appunto delle 6 palazzine sono andati via un sacco di stranieri che erano brave persone, che hanno dei lavori, che hanno il permesso di soggiorno, certi anche la cittadinanza, però è facile, purtroppo un evento come quello che è successo a Padova fa generalizzare e quindi fa pensare sono tutti così. In realtà esistono buoni esempi di integrazione. Tra le altre cose, quando una volta uno straniero veniva a Padova, l'unico posto che gli veniva proposto per andare a abitare era via Anelli, via Manara, via Confalonieri, cioè proprio alcune... a monte. E questo ha peggiorato la situazione. Sicuramente il fatto di concentrare in certe zone facilita la ghettizzazione, ed è da evitare, cioè oltre a ricostruire, cioè, bisogna pianificare anche
la distribuzione delle persone, perché non vengono tutte concentrate in un posto, ma che vengono distribuito. Ma io penso anche che sia estremamente imbarazzante l'impreparazione che il nostro paese ha su quel tema dell'immigrazione. Sono i politici che vanno su, non sanno proprio come affrontare questo tema e questo problema. Cioè, lo prendono leggera, sì. Lo lasciano in mano ai poveri sindaci che magari non hanno più risorse. Esatto. C'è della gente, purtroppo qui pensa che tutti gli immigrati siano tutti delinquenti, poverino ignorante. Invece c'è una buona parte dell'immigrazione che è qua per darsi una mano, perché fanno anche i lavori più umili, che si fanno così in fabbrica. Io personalmente, per come la stanga è la prima che si è dovuta mettere in discussione con il fenomeno dell'immigrazione, abbiamo dato anche una mano a un gruppo di marocchini che abbiamo detto, siccome continuavano a fare varie associazioni solo religiose, ha detto: guarda, se volete l'integrazione dovete lasciare perdere la religione, noi vogliamo da voi, assieme con voi possiamo collaborare per mettere su un'associazione culturale e sportiva. Abbiamo questi marocchini che si sono messi appunto a disposizione, hanno un campo da calcio, si fanno le partite di calcio, c'è il tifo, ci sono gli incontri tra donne, ci sono attività culturali, è una cosa molto simpatica, allegra, semmai anche quello che ci propongono, per cui dico, nessun disturbo, non c'è razzismo alla stanga, ecco, è il fatto di poter convivere, condividere c'è però culture un problema diverse. Di fondo no, mi mangio comunque c'è un problema di fondo però, perché nel momento in cui riusciamo a far convivere tranquillamente residenti i padovani con extracomunitari alla stanga e riusciamo in qualche modo ad arginare il problema, c'è tutta un'altra parte di Padova che alla stanga non ci andrebbe mai. Io personalmente ho raccolto le lamentele di qualche ristoratore, faceva cucina etnica, che organizzò una serata per far conoscere questa cucina a tutti gli altri residenti di Padova, affinché in qualche modo ci fosse questo spostamento, lo scambio culturale. No? Il problema è che tanta gente, proprio per una memoria storica e insomma un'atmosfera di pericolosità che comunque ancora si percepisce, non pensa di andare a mangiare il sabato sera il couscous alla stanga. Questo dico. Allora, come si può in qualche modo bonificare? Purtroppo, purtroppo ristoranti di couscous adesso alla stanga non ne abbiamo. Ci sono iniziative dove si propone sotto la parrocchia, peraltro del San Pio X, dove ci sono state varie iniziative, dove c'erano le feste, è stato celebrato il Capodanno berbero sotto la parrocchia del San Pio X, è venuto mezzo quartiere, hanno potuto assaggiare le loro specialità, abbiamo sentito i loro balli, i loro canti, qualcosa di diverso, sicuramente interessante. Ma è ignoranza, perché alla fin fine, allora, di kebab ce ne sono un reggimento in giro per tutta la città, si mangia il kebab ed è buono, come si mangia il McDonald's, perché c'è un altro extracomunitario, il signor McDonald's, tanto perciò ricordiamo gli americani, se è extracomunitari, ecco perché facciamo sempre è la verità, no? Allora squadra si preferisce dire McDonald's non sé, e questo, cioè, perché non ho capito, sempre due cibi extracomunitari. Quando leggo ad esempio cittadella non vogliamo più queste cose etniche. Bitonci forse, no. La chiusura dei... Sì, ma perché? Cioè, se mi piace mangiare il kebab sarà anche i gusti miei, no? Cioè, libertà. L'importante è che in questi locali poi non ci siano clandestini, non ci sia gente che stia là a stazionare fino alla sera con la bottiglia in mano. Questo è il controllo della sicurezza, ma questo non compete più tanto al tipo di cibo che va somministrato, ma al tipo di personaggi che frequenta e le forze dell'ordine, che chiaramente gli devono stare col fiato addosso, anche se per carità saranno in crisi con il personale e tutto quello che c'è dietro ai problemi delle polizie. Qual è la zona più critica oggi? Il centro storico, non andrei mai a abitare il centro storico, per carità, è pericolosissimo. Alla stanga si sta benissimo, è un quartierino stupendo, a parte questi 30 che abbiamo e quelli fermi lì sono, tutto il resto della stanga, guarda. Quello che invece è incredibile è i prezzi di mercato, che sono praticamente andati a terra, proprio perché c'è un pensiero da parte della gente che pensa che... Invece in via Venezia si sta sviluppando un nuovo boulevard, ci sono ben 4 ristoranti che la sera propongono, il centro commerciale, la gente che cammina, si sta spostando il centro in via Venezia, extracomunitari lì non ce ne sono perché c'è vita. Cosa vuol dire soffiando sui coriandoli?
Soffiando sui coriandoli, che è il titolo di questo libro, che è preciso, è un ebook, cioè basta digitare su Google Soffiando sui coriandoli e salta fuori. E Soffiando sui coriandoli è stata una frase di Paolo, che anche riportata sul suo blog, sul blog del Comitato. E l'ho trovata molto significativa e per molte chiavi di lettura. Lui la voleva dire, ok, chiudiamo qui i sei palazzi, ma i clandestini, i malfattori si sposteranno. Infatti, come soffiare sui coriandoli. Quindi io soffio sui coriandoli, loro si alzano ma poi ricadono. E io dico anche un'altra cosa, molto spesso la politica soffia sui coriandoli. C'è il problema, lo risolvo sul momento, ma il problema non va via, dopo un po' mi ricade. Tipo quello dell'immigrazione, tipo quello della sicurezza, tipo di come costruire e progettare le città. Ecco, sono questi i motivi. Che idea ti sei fatto allora da residente, da cittadino della Stanga? Come ricostruire la città anche, insomma, dal punto di vista di piccoli progetti che si possono fare al suo interno? Spieghiamo, diamo qualche consiglio a questa... Sì, preciso che io non ho mai abitato alla Stanga, sono un cittadino di Padova, però alla Stanga ci ho molto girato attorno. Ricostruire la Stanga, come non bisogna secondo me pensare a delle opere decontestualizzate dal territorio. Non voglio fare nomi, ma vedo sorgere dei grossi palazzi con grosse che poi rimangono mezzi vuoti. E poi come volontario della Croce Rossa mi trovo la gente che dorme sotto i ponti. Dormono sotto i portici in centro, cioè c'è qualcosa che non va, se in una città ci sono i palazzi vuoti e la gente che dorme sotto i ponti. Bisogna diciamo, mettere insieme le capacità di ricostruire da un punto di vista edile e da un punto di vista sociale la città, cioè integrare le sinergie, non fare solo progetti edilizi, progetti architettonici, ma pensare alle persone che vivranno lì, mescolandole. Io dico che comunque come si fa a rilanciare Vianelli? Bisogna parlare di quello che è successo, perché secondo me Vianelli è stato un grande laboratorio per tutta l'Italia, certo, su cui c'è tanto da imparare. E va vista, perché sicuramente è più sicura adesso lì che altre zone di Padova. Guarda, io penso che su Vianelli ci sono degli ottimi progetti fatti da tanti professionisti che si sono messi in campo gratuitamente, che ci hanno dato il loro contributo, perché sapevano che comunque Padova Est è il fulcro della città. Infatti i forconi si sono messi a manifestare su Padova Est perché sapevano che possono paralizzare la città se si mettono a bloccare il semaforo alla Stanga. Padova Est è l'entrata, la porta principale della città e necessita di una riqualificazione vera, perché comunque c'è la possibilità di farlo e c'è la volontà di farlo. Gli unici sono i proprietari di Vianelli che chiedono 80.000 euro quando il prezzo di mercato in realtà è caduto. Cioè, non, da noi purtroppo costa pochissimo al metro quadro, siamo arrivati a 300-400 euro al metro quadro, una roba incredibile. E si può fare di tutto di più, bisogna convincere questi proprietari a avere un minimo di coscienza, comunque l'ultima asta... Anche perché insomma che restino sfitti non serve a nessuno. No, stanno pagando un sacco di tasse per cui hanno spese incredibili. Guardi, l'ultima asta di Vianelli era 9.000 euro e questi ne chiedono 80.000, c'è qualcosa che non va forse nella testa di chi sta gestendo questa cosa. E poi per parlare invece dei problemi sociali, che sono quelli di gente che oggi si trova a vivere in mezzo alla strada, abbiamo una zona industriale che ha distrutto un po' tutto il nostro territorio, è completamente sfitta, cioè è completamente vuota. Io cambierei la destinazione d'uso della zona industriale, farei case popolari, darei delle case per questi capannoni vuoti, li trasformerei comunque in aree abitative e forse magari potremo ridare un po' di dignità a chi adesso soffre e con una minima spesa. Non è giusto io farei qualcosa di un'azione forte da parte dello Stato e riconquisterei nel sociale quello che abbiamo dimenticato un po' troppo, dando troppo libertà ai privati, e comunque la privatizzazione di tutto quello che noi stiamo tentando di privatizzare pensando che vada tutto meglio. Io ho un esempio concreto di fronte, vicino a pochi metri, che è la Fiera,
che non mi pare che la fiera stia andando così bene da quando è stata privatizzata, e se volete gli esempi ne facciamo tanti, ma tanti, dopo che magari loro abbiano dei dati diversi, ma io vedo quello che era una volta la fiera e vedo quello che è adesso la fiera. Poi possiamo proseguire. Magari... Le leggi del mercato possono inghiottire, no? Poi anche esatto, ogni livello di umanità. Esatto, per cui tutti quelli che privatizziamo, privatizziamo cosa? Guardiamo poi in realtà, aumentano i costi e abbiamo servizi scarsi. Allora, prima di dire un sacco di cavolate, informiamoci. È una provocazione, Paolo, lo vedresti l'auditorium alla Stanga, all'Arcella, l'auditorium, non la rilanciamo questa cosa? Saprei cosa farmene di un auditorium. No, però se sarebbe un buon flusso. Però se questo serve a rivivacizzare la zona, ben venga tutte le nuove idee che possono portare persone. Noi alla Stanga manca un paese intero, mancano 2500 persone. Cioè, ci rendiamo, solo via Anelli erano 1200 persone, più una parte di case sfitte vuote, sono 2500 persone. Sono dei paesi, è un paese alla Stanga che manca completamente. Pensate solamente al parroco nostro, che è poveretto, è in crisi perché non ha più anime da benedire. Cioè, non ci sono i parrocchiani. Non ci sono i parrocchiani, infatti abbiamo dei problemi economici anche a mandare avanti la nostra parrocchia. E ultima battuta, Marco. Abbiamo visto questa città cambiare, tu prima hai parlato di politiche per l'immigrazione, dal tuo punto di vista, da quello che hai visto come padovano, come volontario della Croce Rossa, chiudere i nostri confini, avere un limite di persone che entrano nel territorio, oppure utilizzare politiche diverse, avere un aiuto anche dagli altri paesi, quindi insomma non una responsabilità che sia soltanto italiana, che cosa ti senti di dire in questo senso, che pensi che possa essere... Io mi sento di dire questo, no? Nel libro porto anche dei numeri del 2001 di quanto il Ministero dell'Interno prevedeva che sarebbero stati gli immigrati in Italia nel 2007. Hanno fatto dei calcoli, in realtà poi confrontando i numeri ne sono arrivati quasi il doppio. Cioè vuol dire che è un problema veramente grosso che non si gestisce a livello di Padova, di regione, ma neanche di Italia, cioè deve essere coinvolta l'Europa intera in progetti, secondo me, non tanto di chiusura, ma quanto andare nei paesi di origine, cioè cercare delle politiche. Ci sono i rumeni, purtroppo devo dirlo, che vengono in Italia convinti di trovare la fortuna e si trovano a dormire sotto un ponte. Forse se sapessero com'è la situazione, come ha colpito la crisi anche noi, certi viaggi si eviterebbero. Cioè ci vuole, forse dobbiamo più comunicare verso i paesi qual è la situazione reale italiana. È finito il grande sogno che ha portato primi gli albanesi qui in Italia. Cioè credo che prima di tutto bisogna non chiudere le porte, ma comunicare nei paesi d'origine, pensare dei progetti di integrazione già da loro. Lo ha dichiarato proprio alcuni giorni fa un operaio dell'Electrolux polacco, che dice: di nuovo in crisi, è finito anche per me il grande sogno dell'immigrazione. Giusto per citare una grossa crisi del nord-est, ma anche italiana. La voce della Stanga l'abbiamo avuta qui con noi oggi in questa puntata di Linea Diretta. Io ringrazio davvero i miei ospiti perché insomma sono stati anche particolarmente incisivi. Paolo Manfrin, presidente del Comitato Stanga, in bocca al lupo, andate avanti insomma con la vostra battaglia. Sempre. Marco Finco, il nostro padovano scrittore, che ha saputo raccontarci questa storia, che insomma è una storia che va avanti, quindi dobbiamo continuare a seguirla anche noi. Grazie a voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia con Linea Diretta. Ci vediamo domani puntuali alla stessa ora. Arrivederci. Complice.